È stato presentato a Villa Doria d'Angri l'ultima fatica letteraria di Maurizio Lupi, la prima, Politica e vivere. Lupi, vicepresidente della Camera, sintetizza in questo suo libro le esperienze di tre lustri di impegno politico e sociale. La sussidiarietà, la partecipazione autentica, l'attenzione ai temi del lavoro e della famiglia e della capacità di autorealizzare delle persone sono i capisaldi di una politica che torni ad essere caratterizzata da sobrietà e rispetto all'insegno di quello che viene chiamato il bipolarismo tenue. La presentazione del volume è stata preceduta dall'introduzione del direttore del Mattino Virman Cusenza. Oltre all'autore erano presenti Francesco Cannanzi, Lucio D'Alessandro, Eugenio Mazzarella e Paolo Scudieri. Prima della presentazione, al Mattino, Lupi aveva incontrato i lettori del proprio libro, soprattutto giovani e studenti, presso la libreria Mondadori di Piazza Trieste e Trento a Napoli. Il libro è una testimonianza, un'assunzione di responsabilità in un momento come questo dove la gente sempre più si allontana dalla politica e pensa che la politica appunto sia il luogo dei privilegi, la casta, c'è bisogno di testimonianze, di racconto che la politica può essere e può mettersi al servizio del bene comune. La cosa più importante che sottolinea il suo libro per rimetterla al servizio del bene comune? È il titolo, nel senso che ognuno di noi può e deve essere protagonista, la prima politica è vivere.